Prova 1, 2, 3, prova sì, provo io, io mi sento. Prova 1, 2, 3, prova, 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 sì, 4, 5, 6. Prova, 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 ah, ah, prova, prova 1, 2, 3, prova. Questa che cos'è? Non hanno spento. <ride> Allora, benvenuti a tutti e a tutte alla prima, alla prima serata di quattro, in realtà. Racconta Scienza. Un attimo, che sistemano. Eh, Racconta Scienza è innanzitutto un progetto è nato in realtà dalle menti mie di Matteo Serra, che è collega e amico, noi lavoriamo presso la Fondazione Bruno Kessler di, di Trento. È un progetto che eh, prevede un concorso letterario, vero e proprio, eh, indetto per, internamente per i ricercatori e le ricercatrici che lavorano eh, nei nostri enti di ricerca. Il primo anno è stato, è stato dedicato solo... Al personale appunto di ricerca ma anche personale di supporto alla ricerca e personale amministrativo di FBK, cioè della fondazione Bruno Kester. Invece, nell'ultimo anno lo abbiamo esteso anche al Muse, alla Fondazione Edmund Mach e al, um, all'Università di Trento. Il risultato sono due volumi: eh, il primo, appunto Racconta scienza 1, il secondo Racconta scienza 2. Che è appunto il volume da cui sono tratti i racconti, Alcuni dei racconti che vedremo stasera, perché in realtà ne abbiamo ben 21. Questa sera ne, ne prenderemo in esame soltanto tre. Ci tengo a dire che, appunto, è un progetto che coinvolge non solo eh, i ricercatori, ma anche il personale di supporto alla ricerca e quello amministrativo, perché pensiamo che comunque eh, il mondo della ricerca che abbiamo visto in quest'ultimo anno quanto sia importante. Si è fatto sia dai veri protagonisti, che sono ovviamente i ricercatori e le ricercatrici che lavorano nei laboratori, ma anche da chi lavora fuori dai laboratori e quindi da chi eh, gestisce i progetti europei, le trasferte, tutto ciò che sta intorno e gravita al mondo della ricerca. Questa sera, allora siamo qui per presentarvi questo, questo nuovo format. Come dicevo prima, è il primo di quattro appuntamenti che si svolgeranno da, da questo martedì fino al 17 agosto. E ogni appuntamento è dedicato a un tema diverso. Il primo appuntamento, quello di questa sera, è, è dedicato a dei temi che ci stanno molto cari, che sono il cambiamento climatico, abbiamo visto gli effetti non più tardi di questo pomeriggio, e la corretta differenziazione e smaltimento dei rifiuti, in particolare della plastica. Quindi io passerei a introdurre il primo racconto che verrà letto che si intitola Ambra, Greta e il Grande Freddo, eh, è stato scritto da Chiara Fedrigotti del Muse, è un'ecologa e divulgatrice scientifica. È un racconto, a mio avviso, molto poetico, molto bello, che parla di un'amicizia molto particolare, quella tra una volpe che si chiama Ambra e una bambina che si chiama Greta. E queste due amiche sono molto preoccupate perché eh, quest'anno l'inverno non si è proprio presentato. Nella regione dove vivono e quindi loro partono alla ricerca dell'inverno, perché anche se l'estate è più bella, è più caldo, si può giocare fino a tardi, l'inverno vedremo comunque che è davvero molto, molto importante. Quindi, passerei la parola a Stefania che ci legge il primo estratto e poi ci saranno le attività. Ci risentiamo dopo, grazie e buono spettacolo. Quella sera un'insolita frenesia animava gli abitanti di Verdefoglia. Forza! Forza! gridava il gufo Nestore dal ramo di un faggio. Il grande freddo è ormai alle porte. Non c'è tempo da perdere. Sotto di lui, Fiammetta la scoiattolina, riponeva in una buca alcune nocciole. Il ghiro Morfeo sceglieva il muschio più soffice per la sua tana e Arctos il vecchio orso si concedeva l'ennesima scorpacciata di fagiole, i piccoli frutti caduti dal faggio di Nestore. Nessuno voleva farsi cogliere impreparato dall'inverno. Tutti temevano quella stagione, il cibo era scarso, le giornate brevi, e il freddo così intenso da farti gelare fin dentro le ossa. Beh, allora, questo racconto è di Chiara, Chiara Federigotti. Buonasera. Che è conservatrice al Museo, giusto? Ho detto giusto. Lavoro ah. con la sezione di zoologia dei vertebrati. E, e quindi io volevo chiedere a Chiara eh, l'inverno, dunque. Insomma, quando si parla della bella stagione non intendiamo mai l'inverno, L'inverno, poi da noi insomma, in montagna, che è una stagione impegnativa, e per gli animali, com'è l'inverno? Per gli animali selvatici. Beh, l'inverno è assolutamente una stagione complicatissima per gli animali, perché lo potete immaginare anche voi trascorrere un, un intero inverno nel bosco, vuol dire fare i conti con temperature fredde e scarsità di cibo soprattutto. E di fronte a questa situazione gli animali hanno trovato tre soluzioni principali. Che sono queste? Guardate. Migrare, quindi cambiare luogo, andare in un luogo in cui invece le temperature non sono così rigide e c'è cibo in abbondanza. Andare in letargo, per cui superare questo difficilissimo periodo sostanzialmente dormendo, che mi sembra un'ottima soluzione, devo dire. Oppure adattarsi, quindi decidere di affrontare i rigori dell'inverno mettendo in campo tutta una serie di adattamenti. Ora i nostri amici da casa non lo sanno, però mentre ci preparavamo, i nostri amici qui presenti eh, hanno ricevuto una piccola card, una carta con sopra un animale. Adesso cosa dovremmo fare insieme? Uno alla volta, mi raccomando, senza correre perché qui si scivola un po', dovrete provare a portare qui da me la vostra carta dirmi che animale c'è sopra e provare a ipotizzare in che modo quell'animale decide di superare l'inverno. Chi è che vuole rompere il ghiaccio e venire qui a trovarmi e provare a fare la sua proposta? Oh, perfetto. Vieni, vieni pure. Ti chiami? Leonardo. Leonardo? Benissimo. Tu cos'hai, Leonardo? La bianca. La pernice bianca, benissimo, questo è un animale che dopo nel dettaglio vedremo bene cosa combina in inverno, ma secondo te cosa fa la pernice bianca? Migrazione. Secondo te migra, eh? Allora noi intanto la mettiamo qui, dopo vedremo cosa combina, ok? Grazie mille. Vieni pure. Qui abbiamo... Ok, tu porti? Che animale ci porti? La rondine, la rondine benissimo. Migra. Migra, qua andiamo a botta sicura, la rondine, anche a casa probabilmente lo sapranno, è un po' l'emblema della migrazione degli uccelli. Noi sappiamo che ogni anno questi uccelli vanno in Africa perché loro si cibano sostanzialmente di insetti, in inverno chiaramente qui da noi insetti non se ne trovano e quindi la soluzione che loro hanno trovato è raggiungere dei paesi dove invece... Gli insetti sono abbondanti anche durante il nostro inverno e quindi possono trascorrere questo, questo periodo dell'anno sostanzialmente facendo un po' quello che fanno qui in estate. Qualcun altro che vuol venire? Vieni pure. Tu ti chiami Pietro Pietro, cosa ci porta? Lo scoiattolo, secondo te, cosa farà mai? Lo scoiattolo, che è anche uno dei protagonisti della nostra è storia? Secondo? Pietro, giusto? Mi sono già dimenticata. Lo scoiattolo va, va in letargo. In realtà dovete sapere che lo scoiattolo passa gran parte dell'inverno a dormire, eh, perché può dormire 20 ore al giorno anche, però in realtà lui si sveglia anche per mangiare e come raccontava la nostra storia, lui si crea delle scorte nel bosco, sotterra delle nocciole che poi lui riesce a... A ritrovare anche sotto la neve, a volte, però, queste nocciole o sono così tante che non ne ha, non ne ha bisogno, oppure si può anche talvolta dimenticare dove le ha messe e aiutano il bosco a crescere perché diventano dei nuovi semi da cui le piante possono nascere. Vieni pure, cosa ci porta? La marmotta, la marmotta ti chiami. Sveva, Sveva ci porta la marmotta. Dove la metteresti la marmotta? Nel letargo. beh la marmotta è un po' il classico animale eh, che va in letargo. Pensate che nella sua tana lei si rifugia nella sua tana e lì la temperatura del suo corpo scende praticamente fino a pochi gradi sopra la temperatura ambientale. Quindi sui 5-6 gradi la temperatura corporea, da i 38 che può avere invece. Durante la sua attività, vieni pure. Qui abbiamo Elia, Elia con un Giro, un, ghiro, un altro dei protagonisti della nostra storia. Il Giro cosa farà durante l'inverno? Il letargo, anche lui, perfetto, anche il Giro, lui è l'emblema del letargo perché anche lui dorme profondamente per interi mesi. Oh, qui arriva un piccolino accompagnato dalla mamma. Ti chiami Evan, cosa ci porti Evan? L'orso Bruno, niente può... Popo... L'animale più grande l'ha portato il bambino più piccolo. <ride> e l'orso Bruno dove lo metteresti? Secondo te cosa fa in inverno l'orso Bruno? Fa le nanne, anche lui fa le nanne, fa un letargo un po' diverso da quello della marmotta perché non è così profondo. Talvolta l'orso può anche decidere di abbandonare la sua tana durante l'inverno, però sostanzialmente anche lui trascorre l'inverno in letargo. Mi sa che abbiamo ancora qualche schedina in giro? No. Vieni, vieni pure. Ti chiami? Natalie. Natalie. Natalie viene con una bellissima farfalla, che però non è una farfalla qualsiasi. Questa è una Vanessa del Cardo. Secondo te cosa fa in inverno questa farfalla? Si adatta, secondo lei, si adatta in realtà la Vanessa? Questa farfalla migra, migra. Sai dove mm. finisce in inverno? Mm. Finisce in Africa, pensa perché noi pensiamo che solo gli uccelli migrino e in realtà. Anche questa bellissima farfalla trascorre l'inverno in Africa. Pensa un po', capito? Sì. Ok, grazie, Natalie. Anch io tanto, anche io salto un eh, vedi? Lo sapevo, lo sapevo. È per quello che ti ho aiutato. Ancora una schedina, forse mia. Dai, vieni l'ultimo. Oh, ti chiami? Sebastian, ci porti? Il camoscio, il camoscio cosa fa secondo te in inverno? Provaci. Ci proviamo. Secondo te dorme tutto l'inverno il camoscio o sta sveglio? Dorme ma dorme, ma poco in realtà. Lui è uno degli animali perfettamente adattati alla vita di montagna. Pensa che lui cambia il pelo in, prima dell'inverno e diventa più scuro, vedi come questa immagine, perché in questo modo si scalda di più durante l'inverno, okay? si scalda più facilmente. E un altro animale che in realtà si adatta, noi l'avevamo messo nella migrazione inizialmente, è la pernice che è, il protagonista del prossimo spezzone di racconto. Quindi la mettiamo lì. Riconda ricordando con nostalgia tutte le cose belle dell'inverno. Dopo la prima nevicata gioco sempre a mosca cieca con i topolini. Loro corrono sotto la neve e io devo trovarli, spiegava Ambra. Che forte! le rispondeva Greta ammirata. Io invece costruisco un pupazzo con il mio fratellino. Tra racconti di battaglie a palle di neve, discese con gli sci e scivolate sopra il ghiaccio, la volpe e la bambina si avvicinavano sempre più alla loro destinazione guarda ambra cosa sono quei sassi bianchi in mezzo all'erba chiese Greta a un certo punto la volpe si girò e strizzando gli occhi cominciò a mormorare che mi venga un accidente non può essere non ci avevo pensato cosa c'è ambra che succede domandò la bambina rincorrendo l'amica che aveva cominciato a trotterellare quelli non sono sassi, Greta, sono pernici bianche. Normalmente sono molto più difficili da vedere, perché quando sono così bianche di solito c'è anche la neve e si mimetizzano tanto bene da diventare praticamente invisibili. Ma ora, senza grande freddo, anche un'aquila cieca sarebbe capace di vederle. Eh, e quindi, allora Chiara, ti domando cosa succede? Se l'aquila cieca, cioè, ma anche quella che ci vede bene, riesce a riconoscere le pernici, perché che cosa fanno questi uccelli? Beh, beh, beh le, la pernici, loro strategia. le pernici bianche Emanuele sono eh, un classico esempio di animale perfettamente adattato all'inverno. Vedete, qui abbiamo un esemplare di pernice delle nostre eh, collezioni. Quindi per farvi capire come questi uccelli si adattano all'inverno, ho portato una serie di attrezzature che anche noi utilizziamo durante l'inverno, perché in realtà noi altro non facciamo che imitare gli animali. Per cui chiaramente il primo adattamento che questi uccelli hanno è avere un bel piumaggio folto, no? E voi dovete sapere che le piume della pernice sono in realtà doppie, quindi non c'è una singola... Piuma, ma per ogni, diciamo, eh, rachide, ovvero per ogni asse della piuma abbiamo un doppio piumaggio. Questo perché loro devono essere sempre al caldo, no? tutto il giorno. Quindi hanno un grosso, adesso vediamo se non perdo il microfono per strada, un grosso piumino che le avvolge, chiaramente un piumaggio bianco, bianco come cosa? Secondo voi? come la neve, perfettamente, perché in questo modo loro si accovacciano nella neve e diventano praticamente invisibili, come ci diceva il racconto. In realtà però le loro piume arrivano persino, guardate, a coprire le narici, le narici eh, del naso e questo funziona un po' come la sciarpa, noi in inverno cosa facciamo? Quando tira il vento, ci mettiamo la sciarpa, ce la mettiamo anche davanti alla bocca, vero? Per proteggerci. E poi le piume, guardate, arrivano persino sulle sue zampe. A cosa assomiglieranno queste zampe piumate, secondo voi? Che si usano sempre in inverno, quando si va sulla neve. Guardate. Ha ah, delle... Ha ah, delle ciaspole, perfetto, perché... Da un lato le isolano bene dal freddo. Noi quando andiamo con le ciaspole ci mettiamo gli scarponi, i calzettoni e queste piume sicuramente aiutano, ma poi aumentano anche la superficie con cui l'uccello si appoggia sulla neve e questo permette alla pernice di muoversi più facilmente sulla neve. Ovvio che se io giro a ghindata in questo modo con le ciaspole ai piedi in un pianeta che diventa sempre più caldo, a lungo andare, tutti questi preziosi adattamenti diventano, mi si ritorcono contro in un certo senso. E quindi questo uccello oggi si trova veramente in difficoltà a vivere sulle nostre montagne che stanno diventando sempre più calde e è diventato un po' l'emblema degli effetti del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici, sulla nostra fauna. Adesso mi rispoglio. Grande freddo, io sono Ambra e con me c'è la mia amica Greta. Questa mattina ti aspettavamo, ma quando non abbiamo visto i segni del tuo passaggio ci siamo preoccupate e siamo venute a cercarti. Cosa ti è successo? La terra sta diventando sempre più calda. Non c'è posto per me dove vivere. Ogni mio fiocco di neve, ogni mio cristallo di ghiaccio, finirebbero per sciogliersi annullando il potere dei miei doni. Ah, ma quindi è vero quello che dice mio papà, che è colpa di noi umani se non ti sei ancora fatto vedere quest'anno? intervenne Greta allarmata. Proprio così, cara Greta. Sembra che a nessuno interessi più di me. Ma non è vero risposero in coro le due amiche. A noi l'inverno piace. Non vogliamo che tu smetta di venirci a trovare, disse Greta. E poi hai visto? Proseguì Ambra. È bastato un giorno senza inverno per causare un sacco di guai. Il mio amico Morfeo non aveva più sonno, il vecchio Arctos aveva troppo caldo. Greta non è riuscita a pattinare e le pernici bianche non avevano più dove nascondersi. Il grande freddo non rispose. Sprofondando in un lungo silenzio bianco. Beh, eh, allora insomma abbiamo sentito quello che succede alla pernice e gli altri animali che cosa possono fare quando l'ambiente diventa così diverso, quando gli inverni mancano, quando le temperature sono troppo alte rispetto a quello che è ottimale per loro? Beh, allora Emanuele, le... Gli effetti dei cambiamenti climatici sui nostri animali sono davvero complicati da studiare perché eh, agiscono davvero su tanti aspetti del ciclo vitale delle nostre specie. Se pensiamo, ad esempio, agli uccelli migratori, eh, si è visto come negli ultimi anni stanno cambiando le date in cui gli uccelli partono e in cui gli uccelli arrivano alle nostre eh, latitudini. Eh, oppure. I cambiamenti climatici possono anche, come dire, rompere quegli equilibri che nei millenni si sono creati sul nostro pianeta, per cui, eh, ad esempio, sfasare la disponibilità di cibo, la disponibilità di prede rispetto ai predatori. Però un effetto immediato che possono capire anche i bambini che sono qui con noi è quello... Eh, della necessità che gli animali hanno di spostarsi, ad esempio di risalire le montagne per cercare le condizioni climatiche più adatte. Ora voi immaginate di essere un animale che solitamente vive a questa quota, questa è la nostra montagna e noi siamo un animale che di solito vive qui. Se le temperature aumentano, okay, dov'è che noi troveremo le condizioni che, di cui abbiamo bisogno. Dov'è che resterà il freddo secondo voi? Sulla montagna? Se noi abbiamo bisogno di freddo e oggi lo troviamo qui, adesso dove dobbiamo andare a cercarlo? Esattamente, più in alto, vero? Sulla montagna. Per cui le specie cosa stanno facendo? Stanno cercando di adattarsi ai cambiamenti climatici risalendo. Le montagne di quota. Questo però cosa vuol dire? Guardate se mi appoggio un attimo qui, se questa è la nostra montagna e la scomponiamo, ok? Noi oggi siamo un animale che vive a questa quota e abbiamo a disposizione tutta questa superficie, tutto questo volume per vivere, ok? Ed è un habitat che, che ci va bene, è abbastanza ampio. Però se noi dobbiamo. Salire le montagne, magari arrivare proprio in cima, il volume, la superficie a nostra disposizione per vivere, vedete, diminuisce nettamente. E questo è un effetto abbastanza immediato da capire eh, che il cambiamento climatico può avere sulle nostre specie. Una riduzione dell'habitat a loro disposizione, che chiaramente si traduce in un maggior rischio di, di estinzione anche perché se già vivi verso la cima. Esatto, e una volta finita la montagna poi non si può più andare da nessuna parte, l'alternativa è estinguersi. Per cui dobbiamo intervenire con efficacia. Si sente? Ok, grazie Chiara, tanto buonasera anche da parte mia. E adesso andiamo a scoprire il secondo racconto che si intitola uh, Niveo, il cristallo di neve che voleva diventare di ghiaccio, che è stato scritto da Christian Casarotto, che è un ricercatore qui del Muse che purtroppo oggi non può essere presente, però è diciamo, rappresentato da Emanuele Etchell, che lavora alla fondazione Edmund Mack e che dialogherà, parlerà con Paolo De Giovanni del Muse che poi sarà protagonista anche del terzo racconto vi dico due cose rapide su questo secondo racconto che parla di uno strano dialogo fra due cristalli che però si sono formati in modo diverso uno si è formato in una nevicata e l'altro invece fa parte di un ghiacciaio e il problema è che i ghiacciai a causa del cambiamento del clima stanno cominciando a sciogliersi e quindi per questi cristalli insomma, la vita comincia a diventare un po' complicata ok? Lascio la parola a Stefania che adesso leggerà un pezzettino del racconto. Il tempo passava e i cristalli di neve erano ansiosi di mostrarsi ai raggi del sole primaverile per ricevere il suo bacio che li avrebbe fatti sudare. Eccolo il primo sole di primavera. Con i raggi che iniziavano a scaldare la neve, anche quella più profonda, e le punte di tutti i cristalli di neve iniziarono a fondere. Niveo e i suoi amici erano sempre più rotondi, uniti in un abbraccio che si faceva sempre più forte e saldo. La molta aria che prima li separava si era già ridotta della metà. I giorni e le settimane della primavera passavano e l'estate era giunta. La trasformazione dei cristalli di neve in ghiaccio procedeva proprio come i cristalli di neve se l'erano immaginata, baciati dal sole e uniti dall'acqua che gelava fra loro. Ma a un certo punto si sentirono delle grida. Aiutateci! urlarono spaventati alcuni cristalli di neve. I raggi del sole erano troppo potenti. Il caldo li aveva arrotondati, proprio come era successo a Niveo ma era stato davvero troppo e molti di loro si erano sciolti. Niveo non poteva far nulla se non sventolare una delle sue sei punte per salutare gli amici che prendevano la direzione marcata da un ruscello che si era formato sulla superficie del ghiacciaio. Tutta la neve caduta durante l'inverno stava scomparendo. Ielo, che fino a quel momento dormiva ancora protetto e riparato da Niveo, improvvisamente venne illuminato dal sole e di colpo si svegliò. Ielo, urlò Niveo. Finalmente ti sei svegliato! Ci stiamo sciogliendo proprio quando pensavamo che la trasformazione in ghiaccio fosse cosa fatta. Ielo si mise a ridere. Ma cosa ci sarebbe da ridere? domandò Niveo quasi infastidito. Non si divanta ghiaccio in una sola stagione, disse ielo. Perché io non sono diventato ghiaccio mentre tu ci sei riuscito? Diventare cristallo di ghiaccio richiede tempo e pazienza, ridisse Ielo, con la stessa cadenza e il tono utile a richiamare l'attenzione di Niveo. Quando sono giunto sul ghiacciaio, tanto tempo fa, l'estate non era calda come invece lo è ora. Il sole ci baciava e ci faceva sudare, ma non ci scioglieva. Con il nostro sudore ci siamo arrotondati e avvicinati in un'estate, nella successiva e nell'altra ancora. Beh, leggendo il racconto c'è una frase che è molto interessante quando si dice che non si diventa ghiaccio in una sola stagione. Allora boh, pensavo, magari qualcun altro l'ha pensato, sulle nostre montagne com'è che funziona? Quindi come fa la neve a diventare ghiaccio? Il discorso è tra due cristalli diversi ma uguali allo stesso tempo. Quindi mi chiedevo com'è che funziona appunto sulle nostre montagne, questo processo da neve a ghiaccio, quanto ci vuole, eccetera. Sì, si potrebbe dire, forse eh, cristalli, cristalli di ghiaccio non si nasce, si diventa. E voi avete idea di come sono fatti i cristalli della neve? L'avete mai visti? Difficile, perché se, se non. Potete vederli con una lente, oppure qualche volta magari li avete visti disegnati, perché ogni tanto è anche possibile vederli. Io spero che riusciate a vedere bene, si riesce. Non, non so come, come voi. Eh, eh, sì, eh, devi poi eh, far. Ma non, non occorre andare tanto vicino, eh? è solo l'inclinazione. Eh, I cristalli sono tutti diversi. Possono essere. È troppo alto. Ecco così, così va meglio. Vedete che ogni volta che io metto una figura diversa con questo bellissimo sistemino che, che riflette anche i lati che mancano, si ha una geometria diversa. Però sono sempre esagonali. Guardate quante forme si possono avere del, dei cristalli di ghiaccio. Sono praticamente infinite, qui ce ne sono alcune. Beh, eh, vedete che il cristallo ha tante parti che, che non sono occupate da ghiaccio, no? quindi hanno dentro tanta aria. Beh, eh, avete mai tirato la neve ai vostri compagni? Sì? E cosa dovete fare se volete tirare della neve ai vostri compagni? Fare una palla, perché se voi prendete un, una manata di neve e la tirate, cosa succede? Vi cade sui piedi probabilmente, no? Perché è soffice, perché contiene un sacco di aria. Invece, se voi la compattate, si fa una bella palla e la potete tirare. Più la, la potete compattare, più la palla fa male se arriva sul naso, d'accordo? Allora, il ghiacciaio si chiama così giustamente perché è fatto di... di? Di ghiaccio, no? Infatti... Ogni tanto si parla anche dei nevai quando c'è la neve e ghiaccio, ma è, però non cade ghiaccio dal cielo, giusto? Cade la neve. Allora, proviamo a immaginare questo, no? eh, se riuscite a vedere come è fatto. Immaginate che questa parte che è l'ultima, e quindi è quella fatta della neve che è caduta, è fatta di, di queste sfere che hanno tanta aria dentro, hanno tanta, tanti spazi vuoti, è la neve più soffice. Più sotto c'è questa che ha un nome strano, si chiama FIRN o si chiama anche neve trasformata, gli scialpinisti la chiamano così. Chi fa scialpinismo di voi? Bambini? Nessuno. Tu fai scialpinismo, ecco bravo. Qualche papà, qualche mamma che fa scialpinismo? No, va bene, ma c'è tempo. Ci vogliono un po' di anni perché si formi il FIRN. Eh, tre anni, quattro anni, eh, un, eh, scusate, un po' di meno per il film, ci vogliono più anni perché si formi invece il ghiaccio che sta sotto, che è quello fatto eh, con pochissima aria e mezzo, quindi pochi, pochissimi spazi, e questo succede con un meccanismo che potete immaginare anche voi facilmente, un po' perché si schiaccia, come fate voi con le palle di neve, e un po' perché giustamente sciogliendosi la parte sopra, l'acqua... Che gocciola, scioglie anche quella sotto e si compatta fino a quando non si crea un bello stato di ghiaccio che fa appunto il corpo del ghiacciaio vero e proprio quindi su, quale pesa di più tra le due parti, quella sopra o quella sotto? Naturalmente pesa di più quella sotto perché è più spessa, perché, eh, cioè, perché quella sopra, che era aria, sotto viene persa perché si compattano e quindi al posto dell'aria ci sarà. Acqua ghiacciata, no? Quindi, che è naturalmente molto più pesante dell'aria. E, e il problema, cos'è? Che eh, se eh, non può restare abbastanza tempo questa neve per diventare firne e poi ghiaccio, eh, il ghiacciaio non è più alimentato. No? Quindi, nelle estati calde si scioglie, e si fonde e, e, e se ne va. Quindi, sostanzialmente, invece che continuare ad accumularsi, come è successo negli anni, nei periodi freddi, eh, succede il contrario, cioè ogni anno è più lo strato di ghiaccio che si scioglie che, che quello che si forma eh, tramite la neve che cade dal cielo. Ho capito? Sono ormai trent'anni che i cristalli di neve caduti sul ghiacciaio durante l'inverno non riescono a superare cinque stati per diventare ghiaccio. E per questo motivo i ghiacciai stanno diventando sempre più piccoli. Non si sta formando più ghiaccio e tutto si scioglie, aggiunse Niveo con voce triste, perché aveva capito quale potesse essere il destino suo e dell'amico Ielo. Il sole dell'estate stava sciogliendo Niveo, che ora faceva fatica a parlare. Anche Ielo non era stato risparmiato dalla temperatura di quella calda annata. Con tutto l'onore e l'orgoglio per aver vissuto da cristallo di ghiaccio, si stava preparando a lasciare gli amati monti che per tanti anni lo avevano coccolato. Ielo prese per mano Niveo, avvicinandosi quel tanto che bastò per fargli capire quanto è bello stare gli uni vicino agli altri. E raccolti dalle acque di un torrente, scesero la montagna, salutando per l'ultima volta. Il ghiacciaio. Quindi il ghiacciaio è qualcosa di vivo che cresce durante l'inverno, durante l'estate diminuisce, però se con i cambiamenti climatici, se con questo diciamo appunto continuo fondersi dei ghiacciai, l'ambiente montano non sarebbe più lo stesso. Cosa, cosa potrebbe capitare se così andando avanti facesse più caldo e quindi il ghiaccio si sciogliesse sempre di più, Emanuele? Sì, infatti questo. È quello che, che già stiamo vedendo, di solito i ghiacciai vengono proprio presi come un modo molto chiaro per verificare che il cambiamento climatico avviene realmente. Allora, qui ci sono, per farvi vedere, eh, delle eh, fotografie, ma posso anche scendere anch'io, penso, no? eh, delle coppie di fotografie di eh, ghiacciai che vi faccio vedere. E sono una fotografia di pochi anni fa e una di tanti anni fa. E vedete che gli ambienti sono molto, molto diversi. Tieni, prendi pure se vuoi. Eh, qui ce n'è un altro. Vedete, questa è più vecchia e c'era un sacco di ghiaccio, questa è più moderna e ce n'è poco. Prendete pure. E questa qui ha anche questo ghiacciaio della Ventina, questa è 2007 questa è addirittura del 1910. Guardate che differenza. Praticamente questo si verifica in tutti i ghiacciai delle Alpi. E, allora, il problema cos'è? Attenzione. Che, <ride> il problema è che eh, naturalmente i ghiacciai alimentano anche dei torrenti, poi dei corsi d'acqua, che eh, se non hanno più il ghiaccio che li alimenta in estate avranno pochissima acqua, quindi l'ambiente che si è formato in Questi torrenti era abituato a avere, diciamo, una certa portata d'acqua, adesso non ce l'ha più, eh, gli utilizzi che si fanno: l'acqua che viene presa eh, per gli acquedotti, per le case, per l'agricoltura non è più abbastanza proprio perché manca il ghiacciaio che è diventato la metà. Adesso sono circa la metà di quello che erano alcuni. Alcuni decenni fa, quando i vostri genitori avevano la vostra età, no? ma prima ancora erano ancora molto, molto più grandi perché, alla fine del, alla metà del, del 1800, cioè vale a dire 150, 160 anni fa, 170 anni fa, quindi tantissimo, ai tempi dei, dei, nonni, dei vostri nonni, eh, quei ghiacciai erano alla loro massima dimensione, erano grandissimi, erano. Tre volte più grandi di quello che sono adesso perché c'era stato un periodo molto, molto freddo che era durato per tre secoli. Dopo siamo arrivati a un clima normale e adesso siamo a un livello tale per cui, tra 60-70 anni, chi lo sa, a seconda delle, del ghiacciaio, eh, molti saranno completamente privi di ghiaccio e resteranno soltanto le rocce che ci stanno intorno. Allora chiedo se si sente, sì? Allora grazie mille Emanuele, adesso andiamo al terzo racconto. terzo e ultimo racconto di cui parliamo oggi, che è stato scritto da Paolo De Giovanni, qui presente, che vi ricordo è un biologo, un operatore didattico, lavora qui al muse. Il suo racconto si intitola Una plastica è per sempre ed è anche qui una strana chiacchierata fra un tappo una bottiglia di plastica e la bottiglia di plastica che cominciano a parlare e fanno soprattutto un viaggio molto particolare dal frigorifero fino al mare, e ne succedono di tutti i colori. Anche qui sentiamo un piccolo pezzo del racconto. Tutto ad un tratto si sentirono improvvisamente leggeri, spinti da una forza invisibile ma potente. Che li fece cadere lontano dal cestino, per terra, in mezzo a gambe e scarpe. Una folata di vento li aveva tolti da quella situazione spiacevole. Ma ben altre avventure, tutt'altro che piacevoli, li attendevano. Forse, se il ragazzo avesse spinto bene la bottiglia all'interno del cestino, o ancora meglio, se il ragazzo avesse messo la bottiglia nel contenitore riservato alla plastica, a quest'ora pet e hdpe starebbero viaggiando verso un impianto di riciclo per tornare in futuro quasi come nuovi o sotto forma di altri oggetti ah, sono stata io ad essere colpita incuriosita dal racconto per cui ho un sacco di domande da, da fare a paolo e la prima riguarda proprio i protagonisti di questa storia perché qui ci sono un sacco di sigle strane cioè Vorresti dirmi che ogni rifiuto ha la sua sigla per identificarlo? E poi si parla anche di riciclo qui. E noi, quando pensiamo al riciclo, pensiamo subito a raccolta differenziata, però in realtà quella è la prima tappa di un lungo processo, vero Paolo? Allora, innanzitutto, Sì, Chiara, per essere precisi, io ho usato questi nomi PET e HDPE, che nient'altro sono che in pratica quello che comunemente si identifica come tipi di plastica per la bottiglietta, ok? quindi il PET, è la classica bottiglietta da 50, 75, 150 centilitri, e poi invece l'HDPE è la parte, diciamo così, di, che va a chiudere no? la bottiglietta, che è il tappo, che di solito si chiama appunto HDPE. Ma non finisce qui perché le plastiche sono davvero, davvero tante, complesse. Io qui ho riportato semplicemente come schema, diciamo, le principali, ma credetemi ce ne sono tantissime. Allora, innanzitutto è importante anche che su ogni oggetto di plastica che noi tocchiamo, dalla bottiglietta a magari, insomma, qualsiasi cosa, posate, eh, se sono di plastica, piatti, eccetera, di solito se si può riciclare c'è sempre una sorta di triangolo fatto da frecce. Che indicano appunto che quell'oggetto si può conferire nella plastica. Ok? Quindi abbiamo innanzitutto numero uno PET, che sta per polietilenftalato, non riesco manco a dirlo, tanto è difficile, ed è il primo. Poi il famoso PHDPE, in questo caso è la versione diciamo europea, perché poi c'è anche la versione HDPE, che è quella inglese, comunque sta per polietilen ad alta densità, che è appunto il TAP ma non finisce qui, perché poi abbiamo il famoso PVC che si usa per le finestre, ma per altri anche supporti, poi l'altro polietilene, questa volta a bassa densità, che si usa per altri materiali, il polipropilene, che anche qui è stato utilizzato in tantissimi materiali, e anche qui è difficile dire esattamente ogni plastica per cosa è utilizzata, perché spesso un oggetto è fatto da tante plastiche insieme. Poi abbiamo il polistirolo, denominato PS con 0,6, e anche qui apro una parentesi perché il classico polistirolo degli imballaggi, quello che c'è a volte nelle scatole no, per non fare in modo che le cose dentro si rompano, in teoria andrebbe diviso in polistirolo, questo appunto per imballaggi che va nell'indifferenziato, quindi nel residuo, questo polistirolo non si può differenziare. E invece il polistirolo alimentare che si trova nei contenitori appunto degli alimenti, quello invece si può mettere nel contenitore della plastica. Infine il numero 7, che come vedete non ha una sigla perché è generico, cioè vuol dire che fondamentalmente tutti gli altri tipi di plastica rientrano nella categoria 7. E fin qui uno dice: Beh, dai, è abbastanza semplice. Le cose si complicano perché da regione a regione spesso cambia il numero. Cambia il conferimento, c'è cioè una plastica che voi potete magari buttare nella plastica in, in una regione, non potete farlo in un'altra e viceversa. Quindi è molto complesso ecco questo. È un mondo quello... per appunto, fondamentalmente, la plastica si può riutilizzare anche invece che riciclare. Quindi, io ho una bottiglia, per esempio, o qualcosa che posso riusare tante volte, allora invece che farla diventare un rifiuto io me la tengo da parte e la posso riusare tante volte il riciclo fondamentalmente è quando io la metto da qualche parte in un contenitore apposta e quel contenitore fa in modo poi di collezionare tutte queste plastiche che ridiventeranno di nuovo eh, altre plastiche, questo è una sorta di rigenerazione però è un po' confusa appunto come diciamo normativa come legge, come insomma ecco, questo è un po' il quadro per iniziare Ad un certo punto si accorsero che l'acqua aveva uno strano sapore. Non era più dolce ma era diventata salata. Erano arrivati al mare. Ma che sta succedendo? È tutta salata quest'acqua! esclamò preoccupata Pet. E allora tanto non la dobbiamo bere. Tra l'altro mi sembra che galleggiamo meglio, non trovi? osservò H. Di Pie. Hai ragione. E sembra anche che non ci muoviamo più così velocemente come prima. Ma com'è grande però questa distesa d'acqua? È immensa, osservò stupita la bottiglia. Mare si chiama mare, benvenuti nel mare, esclamò un piccolo pezzo di polistirolo che passava lì vicino. Ah, grazie, tu chi sei? E come fai a saperlo? chiesero incuriositi i due amici. Ma lo sanno tutti da quando nasciamo? Non l'hanno detto a voi? rispose il nuovo arrivato. Comunque mi chiamo Polistirolo in arte PS, molto piacere. Quando uno di noi finisce in acqua, chiunque esso sia, ovunque si trovi, è quasi certo che prima o poi arriverà qui. È una specie di regola. Nel momento in cui si cade in un fiume, si scende e basta fino al mare e non si può tornare indietro. È un viaggio di sola andata, spiego PS. Ok, Paolo, però ferma un attimo, perché qua siamo già. Arrivati al mare, però voglio dire: prima di arrivare al mare dobbiamo attraversare i fiumi, magari arrivare in un lago, quindi le soste sono, sono più di una. E mi immagino che in questo percorso possano incontrare degli animali, interagire con qualche creatura. Sono pericolosi in questo caso. Allora, hai detto bene, nel senso che quando la plastica entra nell'acqua. Diciamo che ovviamente gli animali possono essere curiosi di capire che cosa hanno davanti, possono essere attirati anche mangiandola, però questo magari lo vediamo dopo. Per farvi capire un pochino così in modo divertente cosa succede a un animale che incontra una plastica, io ho proposto, vi ho portato un eh, elastico. E quindi adesso invito a fare una fila, oh, faccio fare una fila qua davanti, e prendere ciascuno di voi un elastico, anche per i genitori magari, così non si alzano, e poi vi spiego cosa dovete fare. Ok? Sono igienizzati, sono tutto a posto, quindi non c'è problema. Prendine pure uno, ok? Uno a testa. Va bene, prendilo pure per anche il papà o la mamma. Ok, certo. Gli adulti ce l'hanno? Sì? No? <ride> no posso prendere un me di più? Certo, certo, adesso... Oh, attenzione che si rischia di scivolare. Ecco qua. È per simulare gli ostacoli che devono superare anche i rifiuti questi. Prendilo, prendilo, dallo alla mamma. Okay. Diamo uno anche alla mamma. <ride> ah, <giusto. ride> ancora un altro chiara però ce l'ho matteo analiza non siete da meno <ride> questa è un'attività che proponiamo ok questa è un'attività che proponiamo al muse e in pratica è molto semplice. Allora, innanzitutto, questi elastici sono diversi tra di loro, non sono tutti uguali. Alcuni sono più piccoli, alcuni sono più grandi, perché i rifiuti effettivamente nell'ambiente non sono tutti uguali. Mm? Immaginate, ad esempio, una borsa, una borsa di plastica che finisce nell'ambiente e piano piano, piano piano si sfilaccia, comincia, diciamo, a perdere la sua forma originaria. E per un animale può essere, appunto, come diciamo, una fonte di curiosità, ma può essere anche una fonte, poi, di intrappolamento. Allora, quello che io vi chiedo adesso è molto semplice. Prendere l'elastico e metterlo in pratica sul mignolo, quindi un lembo, un lato dell'elastico insomma, sul mignolo e l'altro sul pollice, in modo che sia sul dorso della mano. Lo faccio rivedere, in pratica quindi una, uno, la parte dell'elastico sul mignolo e l'altra sul pollice, ok? Ce l'avete tutti? Benissimo. Ah no, aspetta, è <ride> doppio. Così e così. Adesso, se ce l'avete tutti, vi chiedo di provare a liberare la mano che in questo momento è appunto in qualche modo, come dire, ostacolata dall'elastico, senza però usare l'altra mano, senza usare la gamba, senza usare la bocca, provando soltanto con la mano impigliata. Eh. È una parola... Paola. È un po' difficile. eh. <ride> Allora, qualcuno ce l'ha fatta. Mi sono ingrugnato ancora di più. Ci sta ancora provando. Non c'è un trucco, non c'è una regola, non è uno di quelle escape room che uno dice: Ah, devo trovare la soluzione. Ah. Ah. Allora, pensate nel frattempo che state provando a un animale che si trova magari imprigionato in qualcosa che non conosce perché noi adesso siamo qui, stiamo chiacchierando, sappiamo che possiamo usare l'altra mano, non è un problema. Ma per un animale che incontra qualcosa nell'ambiente che lo ostacola, eh beh, eh, sicuramente la paura è la prima cosa che gli viene. E poi ho portato così un paio di foto, intanto provate ancora, eh, non vale usare l'altra mano. Ad esempio una delle cose più, eh, diciamo impattanti nell'ambiente lo è sempre stato, per fortuna adesso le cose stanno cambiando perché questi materiali stanno cambiando sono eh, le classiche eh, si chiamano six packs rings sono in pratica i, come dire, quelle, quegli imballaggi per le lattine che una volta erano di plastica plastica anche rigida perché dovevano tenere appunto queste lattine, questi contenitori e una volta lasciati nell'ambiente se per caso un uccello, in questo caso un germano reale maschio, dovesse Incorporare dentro di sé uno degli anelli, eh, capite bene che insomma avrebbe un po' di difficoltà a liberarsi. Poi potrebbe essersi, cioè, non, non soltanto impigliarsi in questo, ma lo stesso rifiuto potrebbe impigliarsi in qualche ramo e quindi non poter volare via. via. Potrebbe essere visibile dai predatori, cioè, nel senso, oltre al panico e alla paura subentrano poi tutta una serie eventualmente di situazioni. E poi ho portato vabbè, la super famosa. Eh, diciamo immagine di un cavalluccio marino che si porta a passeggio un cotone fioc. In questo caso non è un impedimento, però fa riflettere sul fatto che qualsiasi cosa lasciata nell'ambiente può essere vista dagli animali come un'opportunità per magari farsi la casetta, per eh, usarla per insomma, no, altri suoi scopi. E vedremo magari anche dopo per mangiarla, che questa è proprio l'ultima cosa che un animale dovrebbe fare con una plastica. L'elastico potete pure tenervelo. <ride> Come ricordo. Senza buttarlo per terra, ovviamente. Mm, Ottimo. Uh, I racconti avevano un po' spaventato i nostri due amici. Al punto che entrambi chiesero: quindi, se anche noi ci divideremo in pezzi sempre più piccoli diventeremo dei micro noi e poi ci separeremo, non staremo mai più insieme. PS rispose, può sembrare triste, certo, ma quando diventiamo microplastiche, siamo un pericolo per tutti gli animali del mare, perché ci scambiano per cibo. Pesci, uccelli, persino le balene possono avere conseguenze gravissime se finiamo dentro i loro stomaci. È una vera tragedia prese la parola anche una borsa di plastica blu senza più manici. Non dimentichiamoci però che anche da grandi facciamo danni enormi. Poco fa, ad esempio, io sono stata assaggiata da una tartaruga marina che mi ha scambiato per una medusa e ci ha rimesso i manici. Le lenze e le reti da pesca abbandonate intrappolano gli animali fino a soffocarli. E purtroppo potrei continuare con gli esempi. Paolo, io sono pronta a scommettere che in questa stanza c'è un bambino che, almeno uno, che negli ultimi giorni ha passato un quarto d'ora a selezionare quello che aveva nel piatto perché non gli piaceva tutto di quello che la mamma ha preparato. E io lo facevo da piccola. Tutti <ride> e, lo facevamo. <ride> e io mi domando, ma gli animali se si accorgono che insomma c'è qualcosa che non è proprio così gustoso, non possono anche loro stare lì a selezionare? No, <ride> nel senso che appunto come vedremo adesso in realtà gli animali non possono scegliere cosa mangiare. Prima però di continuare mi sono dimenticato una cosa, io avevo preso anche la mascherina prima per ovvi motivi e questa purtroppo negli ultimi tempi vi sarà capitato a chiunque di vedere mascherine purtroppo lasciate un po' ovunque. A volte qualcuno magari le lascia anche volontariamente, però a volte come si diceva all'inizio sul cestino troppo pieno capita a volte magari di buttarla sul cestino che però ha già tanti rifiuti, allora basta una folata di vento o un temporale come è venuto oggi per buttare tutto all'aria. E questo è un altro grosso problema, perché se da una parte il problema sanitario è risolto insomma con queste, dall'altra le mascherine stanno diventando comunque un grosso problema. Quindi mi raccomando, quando le buttate ricordatevi di strappare gli elastici. Perché almeno questa cosa in pratica, se finisce nell'ambiente malauguratamente, non diventa una sorta di cappio o di elastico rigido per gli animali. Quindi almeno questo si può provare a fare. Ecco, ricordarsi di farlo quando non si utilizza più. E dicevamo delle microplastiche. Le microplastiche, allora immaginate, qualsiasi plastica che finisce nell'ambiente, una bottiglia, una, una borsa, eccetera, alla fine del suo ciclo,. Con il sole, con il vento, con il sale del mare, diventa sempre più piccola, diventano delle microplastiche. E questo è un problema per gli animali che, ad esempio, si nutrono no? Degli di altri animali più piccoli nel mare. Io qui ho portato un pellicano, ho anche una balena in realtà, ma usiamo prima un pellicano perché è un pellicano un po' speciale. È un pellicano marionetta. Nel senso che io posso mettere, vedete, la mano dentro e poi, non farò il ventiluoco eh, perché non sono capace, però, insomma, serve per simulare quello che è il becco, eh, insomma, la bocca e il becco di un pellicano. Ho preparato anche una sorta di zuppa di plastica, nel senso che insieme a tappi, polistirolo e pezzi di plastica piccolini, ci ho messo anche dei pesci, non, non reali, eh, Pesci di plastica che si usano per andare a pesca, insomma, con i pescatori o gamberetti. E quindi l'idea qual è? Pescare da questa zuppa di plastica e trasferire il contenuto in questo contenitore che non è altro che lo stomaco, in questo caso del pellicano. Emanuele, avrei bisogno però del tuo aiuto semplicemente per tenermi dritto questo. Ok, poi magari chiamiamo qualcuno dal pubblico per usare la balena. Chissà. Allora, prima mangiata. Oh, no, non importa, non importa, gli animali non si fanno problemi. E poi un'altra mangiata. Ok, allora immaginiamo che questo pellicano, appunto, stesse volando e ha visto per, eh, sulla superficie, appunto, dei pesci. Grazie mille. Dei pesci e attratto dai pesci, ovviamente si è tuffato, ha preso insomma un po' il contenuto. Eh, però il contenuto, insieme ai pesci, insieme ai gamberetti, c'è anche della plastica. Quindi, in realtà, questo serve semplicemente come esempio per dar l'idea che gli animali non possono, come diceva Chiara, nel piatto, come facciamo noi, togliere quello che non piace da quello che, non, che, che piace. Loro fanno di tutta l'erba. Un sol boccone, potremmo dire tutta l'acqua un sol boccone, e di conseguenza non possono appunto scegliere cosa fa bene e cosa fa male. Alla fine il pesce verrà digerito, la plastica, purtroppo no. Qualcuno vuol provare a usare la balena? Immaginavo che c'erano delle mani alzate. Mm. Ehm, facciamo te. Dai, che hai alzato la mano per primo, ma poi la lascio qui nel caso, così ci igienizziamo le mani e puoi provare. Allora, prendi confidenza intanto con la balena, devi mettere la mano dentro, ok, e poi aprire e chiudere la bocca, di ciao a loro, perfetto, <ride> funziona. E qui c'è in pratica un po' una zuppetta di plastica, abbiamo detto, quindi dovresti, bravissimo, mettere la bocca e poi sputare. Ok, non c'è problema, è un po' più difficile con la balena, ok. Benissimo, è parecchio affamata questa balena. Eh, cioè, benissimo, non, non va bene perché, come c'è anche il rimasuglio di quello di prima, però in realtà, appunto, anche la balena che ha una gola, una bocca ben più grossa del pellicano, immaginate quanti gamberetti magari ingerisce, ma anche quanta plastica ingerisce. Ed è notizia, appunto. Delle nostre spiagge, che ogni tanto si ritrovano baline spiaggiate, la, anche Capodoglio, soprattutto, e la causa di morte sono appunto le plastiche all'interno. Quindi non è qualcosa che avviene solo lontano da noi nel Pacifico o nelle isole di plastica cosiddette, mh, ma sono fenomeni che, appunto, pian piano cominciano a verificarsi anche da noi. Grazie Paolo. Adesso le idee più chiare, devo dire. Prego, poi dopo lo proviamo di nuovo. Grazie. <ride> Allora, insomma, eh, siamo arrivati alla fine di questo primo incontro, io direi che ringraziamo di cuore Chiara, Emanuele, Paolo e Stefania che hanno letto i racconti, che okay. insomma ci hanno raccontato un sacco di cose molto belle, molto interessanti, e ci vediamo martedì prossimo con il secondo appuntamento dedicato alle migrazioni e alle torbiere quindi scopriremo altre cose interessanti ma vi ricordo anche che soprattutto per i genitori è possibile anche questa sera se volete acquistare una copia di Racconta Scienza 2 con un piccolo sconto eh, altrimenti sarà, è comunque possibile acquistarlo nelle librerie su Amazon insomma ci sono tante modalità però sì <ride> esatto e, e quindi niente, ci vediamo alla prossima, grazie mille. Ciao. Grazie.